Non vediamo l'ora di cominciare a lavorare. Questo è il mandato che abbiamo avuto da milioni di lombardi, alla faccia di tutti gli intellettuali, cosiddetti poteri forti, sociologi, radical chic, sondaggisti. Ci siamo. Ci siamo grazie al buon lavoro di Roberto, ci siamo grazie alla proposta di Attilio, ci siamo forti come non siamo mai stati, in Lombardia ma in tutta Italia. Portare a Roma 170 parlamentari della Lega, con percentuali del 40% a Bergamo, dell'11% in Sardegna e del 15% nel Lazio, vuol dire che abbiamo cominciato. Il percorso è solo all'inizio. Ora mancano questi seggi da trovare. Noi siamo pronti, siamo sereni, abbiamo un programma, abbiamo una squadra. Se ci chiamano, cominciamo a lavorare domani mattina, non facciamo accordi partitici o politici, c'è un programma. Chi condivide il nostro programma, fondato sul lavoro, non sull'assistenza, quindi via la legge Fornero, via gli studi di settore, riduzione fiscale, controllo dei confini, legittima difesa, riforma della scuola, chi ci sta può darci una mano, però escludo qualsiasi accordo partitico o politico alla vecchia maniera. Ha sentito qualcuno dei 5 Stelle? Si è fatto vivo qualcuno? Ha chiamato lei? C'è stato qualche contatto di qualsiasi tipo? No, li vedo in televisione. Interessante. Invece sul discorso di Renzi? Un commento... Vittima della sua arroganza, quindi peccato, perché c'è una tradizione di sinistra che o non vota o in tanti casi guarda la Lega, e quindi vedremo di raccogliere quella forza, quella passione, quella voglia di ascoltare gli artigiani, gli operai, i precari che qualcun altro ha perso, però poi non commento i problemi altrui. Sono contento della compattezza del centrodestra, andremo insieme al Quirinale, insieme siamo pronti a governare. Calderoli può essere un buon nome come Presidente del Senato per unire anche il Presidente? No, neanche lontanamente pensato alle presidenze, una cosa per volta. Diciamo Berlusconi, di cosa avete parlato? Che bilancio avete fatto di questa giornata elettorale? Ci siamo ringraziati, siamo la prima coalizione, siamo una speranza per 12 milioni di italiani e siamo pronti a passare dalle parole ai fatti. Lei gli ha detto Tajani, stai sereno, però non c'è più Tajani, diciamo. Gli italiani hanno scelto. Sabine, lei dice non faccio accordi politici, ma dove pensa di andare a prendere questi 70 voti che ti servirebbero per avere la fiducia, diciamo, più o meno? C'è un Parlamento, c'è un candidato premier, c'è un programma per accompagnare l'Italia fuori dalle sabbie mobili in cui ci hanno lasciato. Quindi chi volesse sostenere questo programma sarà da noi ascoltato. Ma Berlusconi gli ha detto chiaramente che lei è candidato premier, l'ha accettato ufficialmente o lo lascia capire ma non lo dice? Beh, chiedetelo a lui. Non potete chiedere a me di interpretare, ma quello che ci siamo detti, alcune cose ve le racconto. Questa no? Che davvero. Però siamo pronti, la squadra c'è. C'era un accordo prima del voto, noi siamo soliti mantenere gli accordi, l'accordo penso che per tutti gli alleati, anzi sono sicuro per tutti gli alleati, valga dopo il voto. Mattarella deve partire prima dalla prima coalizione o dal primo partito secondo lei? Non entro nel merito delle prerogative del Presidente della Repubblica, che è uomo in grado di rispettare la volontà elettorale e sa benissimo chi può avere i numeri per governare e chi no. Senta, adesso ci togliamo dall'imbarazzo, con Maroni tutto bene, avete fatto pace. Non abbiamo mai litigato, alla faccia vostra. Esatto. Quindi, e poi guarda viva che figlio, Matteo, guarda che giusto, figlio però. Che viene fuori, guarda che figliolo che viene fuori. Quindi, la corsa qui ci pensi da qualche un favore con il suo veto con tutti questi. Renzi sta sciando, quindi non lo voglio disturbare mentre scia, non voglio rovinare il tempo libero che ne avrà tanto e quindi glielo lascio godere. Una cosa... L'Europa deve temere la Lega, vedi Matteo. L'Europa la deve era il segnale Lega. Che l'Italia si aspettava, che entrasse in campo calenta, cambia tutto veramente. Una cosa importante, tira in ballo tutti e voi tre, se lei sarà il Presidente del Consiglio si dovrà a gestire questa fase importantissima, c'è cioè l'autonomia del referendum Maroni, c'è il governatore nuovo entrante. La trattativa con Fontana e con Zaia, se vado a fare il Presidente del Consiglio, durerà fra i 6 e gli 8 minuti, penso. E poi il bello è che simili richieste arriveranno dal Piemonte, dalla Liguria, dalla Puglia o dalla Campania, dall'Emilia Romagna, quindi finalmente la trasformazione dell'Italia in un paese moderno, efficiente, trasparente e federale è a portata di mano. Prima della prigione portata. Assolutamente sì. Matteo, l'Europa deve temere Matteo Salvini o no? No, semmai sono stati gli italiani negli anni passati a temere a ragione l'Europa. Noi andiamo in Europa educatamente per cambiare delle regole che hanno danneggiato il lavoro, il risparmio, le pensioni e il futuro degli italiani. E l'euro? L'euro era e rimane una moneta sbagliata.
per quanto riguarda i nomi in giunta ci sono delle anticipazioni, ora visto che la Lega ha preso più molti più voti in Italia, se cambia gli equilibri. Non c'è stato ancora nessun ragionamento e non valuteremo con calma quando saranno definiti i voti, quando saranno incontrati con gli alleati, atteso dal presupposto che i numeri contino. La Lega che disegnò per Maroni? Scusi, gli facciamo fare adesso? Il ministro, Bruno, una cosa per volta. Bruno, ieri ha parlato tanto di continuità. Occhio lo sportellino. No, ne ho sentiti, però rimangono per me. Ci saranno sicuro, le ho detto che il mondo sta cambiando una velocità impressionante, quindi è chiaro che le politiche di un anno fa magari quest'anno le si dovranno aggiornare, le si dovranno modificare. Ci saranno delle valutazioni che terranno conto di questi cambiamenti. Ormai penso di entrare nelle telecamere.